Ugo Piscopo è un genio artistico che si esprime in varie forme. Unisce la sensibilità d'artista ad una profonda razionalità di intellettuale, doti che fanno da base alla sua vasta cultura e alla molteplicità dei suoi interessi umani e civili. Ci ha scritto per Ugo Piscopo Antonio La Penna, che è stato premiato l'anno scorso qui da noi, e dice: plaudo alla premiazione di Ugo Piscopo, scrittore irpino di alte qualità, versatile ed affascinante, e prometto che mi collegherò il giorno di Natale via web per seguire la trasmissione. Voi sapete che il professore La Penna è molto conciso, diciamo così, quindi, ma ci teneva affinché Ugo ricevesse questo saluto. Il profilo biografico che vedremo è a cura di Valentina Bruno della redazione di Canale 58. Conosciamo Ugo Piscopo. Una figura minuta, una semplicità disarmante, una forza creativa potente. Ugo Piscopo è un intellettuale poliedrico, critico teatrale e d'arte, storico della letteratura, saggista e polemista, scrittore di romanzi e di pièce teatrali, poeta, autore di saggi sulla scuola e per la scuola. È un giornalista pubblicista, traduttore, intellettuale impegnato in politica e nel sindacato. È stato professore nei licei, preside, ispettore per il Ministero della Pubblica Istruzione, per cui nel 98 è stato insignito, con decreto del Presidente della Repubblica, dell'onorificenza di benemerito della scuola, della cultura e dell'arte. Ha due figli, Gaetano, economista e drammaturgo, e Carmine, architetto e politico. Ugo Piscopo vive a Napoli con la moglie Adriana. Nato nel 1934 nella piccola comunità di Serra, frazione di Pratola, in provincia di Avellino, figlio di Gaetano, maresciallo della finanza, il quale spesso, per motivi di lavoro, era lontano con la sua mamma, Piscopo ha trascorso così l'infanzia, vivendo con i nonni, nella casa di Santo Sasso, immerso nella vita contadina e dove nonna Eugenia gli ha insegnato la sua lingua madre, il serrentano. Conserva un profondo legame con le sue radici, una connessione con la pietra e la terra, che rappresentavano il progetto di vita a cui era destinato se avesse fallito gli studi. Maturità classica conseguita brillantemente, corsi di studi universitari con borse di merito e laurea con il massimo dei voti. Ad una carriera accademica ha preferito la scuola, verso cui si sentiva in debito e che considerava una risorsa per tanti giovani. A 27 anni era fra i primi abilitati all'insegnamento di italiano, latino, greco, storia e filosofia in tutta Italia e iniziò la sua esperienza di docente nella scuola, dove i processi di apprendimento, dice Piscopo, aprono all'erranza e alla lateralità. Insegnare è stata la sua passione, maestro e dirigente, sempre vicino ai suoi giovani alunni, è stato percepito come interlocutore valido ed affidabile, tanto che i suoi studenti durante gli anni dell'occupazione scrissero su un cartellone: fuori il preside, dentro Ugo. Un preside innovativo che non volle cancellare dalla vista e dalla coscienza le scritte dei ragazzi sui muri della scuola, ma le fotografò, le raccolse in un fascicolo ed iniziò l'analisi dei nuovi linguaggi visuali e verbali della contestazione. La coerenza e la tensione verso il cambiamento lo spinsero all'impegno politico attivo nelle file del PC, partito in cui ha militato fin da giovane, quando vincitore di concorso al Ministero degli Esteri per le relazioni culturali, ottenne la cattedra a Tripoli, in Libia e non in Europa o in Svizzera come desiderava. Mi fecero capire, racconta, che essendo comunista non ero adatto alla Svizzera. Un'appartenenza politica che ha segnato profondamente il suo periodo libico. Fin dal suo arrivo fu sorvegliato e durante la guerra dei sei giorni, nel giugno del 1967, fu arrestato per aver fatto fotografie. Rimase in cella per diversi giorni e solo un mix di arguzia e fortuna determinò la sua liberazione. Esperienza che sarà pubblicata in un suo prossimo libro. Piscopo è stato ed è un intellettuale militante. Alcuni anni fa affermava:
ho trascorso, se non dissipato, una delle mie vite la più battagliera sul versante partecipativo, PC, CGL, scuola, giornali, attività editoriali. Critico di De Santis, esperto dell'avanguardia del Novecento e autore di numerosi saggi dedicati non solo a Francesco De Santis, ma a molte figure eminenti della cultura italiana e meridionale dell'Ottocento e del secolo scorso, nonché di saggi storici sul Novecento a carattere anche sociologico ed antropologico. Oltre a guardare al mondo, ha avuto anche uno sguardo costante nei confronti della sua Irpinia, dedicando ad essa alcune delle sue poesie più belle e sentite, alcuni dei saggi più originali, alcuni dei suoi romanzi e racconti più raffinati, quali La casa di Santo Sasso, Irpinia 7 universi 100 campanili, con la mitizzazione dei padri e delle carissime nonne. Nel suo ultimo lavoro, Tacquini e lettere dal fronte, Piscopo pubblica le lettere del padre, da cui emergono i valori di un giovane irpino. Lavorare senza risparmio, partecipare responsabilmente alla vita sociale e familiare e rispettare i valori etico-religiosi. Da almeno un cinquantennio ha scritto, da giornalista pubblicista, di arte, di politica, di letteratura, di attualità, collaborando in particolare con Il Mattino, L'Unità, Paese Sera, Il Tirreno, Quotidiano della Calabria, Gazzetta del Sud ed ancora con Il Corriere del Mezzogiorno, con Cronache di Napoli, La Città di Salerno, Il Quotidiano del Sud, La Repubblica e con altre numerose riviste. È stato uno dei fondatori della Voce della Campania e alcuni suoi interventi giornalistici, editi tra il 2009 e il 2012 sul Corriere del Mezzogiorno, sono stati raccolti in Ugo Piscopo, Idilli napoletani, Il possibile che diventa impossibile, con la prefazione di Aldo Masullo. Ha tradotto autori ed opere dal francese, dall'inglese, dallo spagnolo e dal tedesco. La sua produzione letteraria è corposa ed è impossibile elencare tutte le sue opere come numerosi premi vinti. Ha scritto romanzi surreali sulla scia di Savinio e Bontempelli, due autori dello scrittore. Per la saggistica e la critica letteraria ricordiamo Futurismo a Napoli, fra i testi teatrali Omaggio ad Antonio Gramsci. Ha firmato presentazioni in cataloghi, interventi di inaugurazioni di mostre e dibattiti sull'arte moderna, di cui Piscopo è appassionato ed è stato scopritore di numerosi talenti. Poeta raffinato e sperimentale, coltiva la sua musa da un sessantennio, ottenendo riconoscimenti prestigiosi in Italia e all'estero. Ugo Piscopo, scrive Saggese, è il poeta dell'avanguardia, sempre diverso da se stesso, l'intellettuale, l'uomo della sfida, l'uomo del conflitto, l'uomo de sanctissianamente teso ad un mondo nuovo, ad una rivoluzione, all'utopia del cambiamento, del sud, dell'Italia, della storia. Fertile ed eclettico, formatosi con studi severi, alta integrità morale e raffinata sensibilità, difficile da racchiudere per la sua potenza espansiva, è considerato nel panorama culturale un creativo di altissimo valore, un critico delle arti e delle lettere di impareggiabile finezza, un faro nella cultura, come disse di lui Agnello Montano. Invito Ugo Piscopo a venire qui da noi. Ugo. Intanto volevo sapere, ti è piaciuto il video? È stato molto generoso. Allora, è difficile definire l'uomo di cultura dai molti aspetti. E quindi ho scelto di chiamarti Ugo, tra l'altro l'avevamo già convenuto questo, così come hanno fatto i tuoi studenti, perché la parola Ugo li comprende tutti questi aspetti e anche perché qualsiasi definizione è limitante per Ugo Piscopo. Io volevo sapere dell'infanzia, dei luoghi dell'infanzia e quindi dell'Irpinia, il sentimento che conserva, ma soprattutto il legame con le pietre, perché Ugo ha un legame particolare con le pietre. Le vivifica, quindi le pietre che in realtà sono inermi e sono statiche diventano degli scrigni di storia di cui lui sa leggere benissimo la vita. È vero questo, Ugo?
Dunque, devi avvicinare la mia terra, è il punto di riferimento essenziale, diciamo, è il paesaggio da cui, ecco, mi muovo verso altrove, ma anche quando mi sposto altrove, magari senza nominarlo, questo paesaggio mi manipola, mi lavora. E dall'Irpinia, ecco, all'Irpinia io ho dedicato dei libri, come Irpinia, 7 universi, 100 campanili, come la casa di Santo Sasso, e ritorna, ecco, nella mia prima raccolta, catalepeto, che è una parola greca e vuol dire cose tagliate, messe da parte, cose lasciate. Ecco. E infatti procedo per espressioni minime, per ritagli. Ecco. Questo quadernino degli inizi catalepeto si apre con una poesia della sera al mio paese e si chiude significativamente con un paesaggio campestre dove mio nonno aveva una sua proprietà e dove io, ecco, mi sono provato a crescere. Ugo, dico, però tu sei un artista che si è espresso in vari modi, quindi sì, un amante dell'arte, sì, col teatro, ecco, con la poesia, sì, appunto dicevi, ma qual è la forma che esprime meglio i tuoi, sì, sentimenti? Dunque, la forma che esprima meglio la si può trovare un po' rapsodicamente qui e là, perché il mio impegno sul piano letterario è stato questo, di rivalutare la letteratura nella sua globalità, senza valori di scala. Senza scarto. E Verlaine, poeta del secondo Ottocento francese, uno dei maestri del simbolismo, dice, ecco, che vale solo la poesia. E tout le reste, c'est littérature, cioè tutto il resto è letteratura. Ho voluto rovesciare questa prospettiva verleniana di eccessiva selettività, perché la letteratura è un evento in continuo farsi. E da che un po' la flessibilità, la versatilità mi hanno concesso, ho scritto saggistica, saggi giornalistici, articoli, romanzi, ho scritto di teatro, ho scritto un po' di tutto. In una sola che parola. Che cosa accomuna tutto questo? Questa consapevolezza di essere così su una palestra, di avere una opportunità di provarsi, soprattutto perché la letteratura è evento. Noi la consideriamo come così, per biblioteche, per altro. La letteratura, ecco,
è un divenire, è una vicenda di scrittura, ecco, che coinvolge, deve coinvolgere, se è autentica questa, questo rapporto, se è autentico, ecco, deve coinvolgere la vita stessa, deve coinvolgere ogni momento di chi opera nell'ambito letterario. Bravo. Per quanto attiene alle pietre, devo dire, le pietre sono ispirano una mia raccolta, una mia plaquette di versi. E l'ho intitolato questo libro Presenze preesistenti. Le pietre del mio paese di Prato la Serra. Voglio dire, ecco, che le pietre non sono quelle che noi ordinariamente conosciamo, con cui abbiamo rapporti in genere di come se fossero degli strumenti soltanto. Le pietre sono memoria, sono storia concentrata, condensata, non di millenni, non di secoli, ma di milioni di anni, di miliardi di anni. E sta tutto scritto lì. Voi pensate che nelle tecnologie avanzate si è considerata l'ipotesi che su un granello di sabbia si potesse scrivere l'intera Divina Commedia. E la pietra ha dentro una sua vicenda, sono romanzi che ogni pietra racconta, perché ogni pietra è individuo, non è pietra uguale, è affine, simile, ma ha una sua, un suo profilo, una sua storia, una sua proiezione, ecco, questo passato e futuro, quindi. Ecco, è stato presente prima della presenza umana e sarà presente anche dopo, anche oltre. Ci sopravviveranno. Ci sopravviveranno. E noi purtroppo abbiamo delle grosse deformazioni mentali, che sono quelle innanzitutto dell'antropocentrismo. Crediamo che l'attore principale, il padrone del pianeta, del mondo, sia l'essere umano. E è una lettura che facciamo narcisisticamente, perché ci compiacciamo di noi, ma soprattutto, ecco, questa confidenza, che è fondamentale nella cultura occidentale, già dal mondo greco, latino, eccetera, questa confidenza che assegna all'uomo il primato, ecco, è qualcosa oggi da correggere necessariamente. Ecco, perché dobbiamo imparare a essere nella vita con tutti
tutte le articolazioni, con tutti gli elementi, con tutto ciò che è vivo. Ed è vivo non soltanto dal punto di vista animale, è vivo anche a livello botanico, è vivo, ecco, a vari livelli. E io da una quindicina di anni a questa parte sto lavorando proprio in questo senso. Parlo della pietra, ma non come fatto di mimesi. Non parlo della pietra per dire che c'è tutto da correggere. Da correggere e avere rapporto con l'ambiente, perché l'ambiente oggi è un referente essenziale, ecco, da salvaguardare. Da cui dipendiamo noi e la nostra vita. L'ambiente ormai sta diventando, per esempio, nell'urbanistica, nell'architettura, sta diventando quasi tutto, sta assorbendo l'architettura, perfino la medicina oggi si viene specializzando sul piano delle interrelazioni ambientali. Noi siamo dentro l'ambiente, siamo con la pietra, ecco, e non possiamo assolutamente continuare con questa nostra arroganza, con questa nostra aggressività e distruttività, ecco, perché secondo alcuni etologi noi umani abbiamo nel DNA, nella nostra costituzione fisica, l'istinto, ecco, la pulsione verso la distruttività e soprattutto verso l'appropriazione. Invece noi dobbiamo essere come nella natura, e in questo senso io penso a un grande filosofo inglese, Bateson, figlio di uno scienziato, padre di uno scienziato, marito di una grande antropologa, Margaret Mead, ecco, esperta di culture oceaniche, eccetera. Ora, ha scritto un ultimo libro suo, che si chiama Mind and Nature, cioè mente e natura. E qui, sebbene lui non l'abbia potuto perfezionare, portare a termine, l'ha lasciato un po' inconcluso, ecco, fa vedere che i comportamenti umani sono non solo di rispecchiamento della natura, ma sono nella natura anche a livello di rischio di processi stocastici, cioè di rottura dei cicli per iniziare nuovi cicli, e anche del rischio del caos. Ugo, non farmi avere... Allora, voglio macchiarmi della colpa di interrompere Ugo Piscopo. Ugo, come dicevo, è appassionato d'arte e ha un quadro, vuoi dirlo tu, ha un quadro di una giovane artista che è morta suicida a 36 anni, moglie del famoso pittore Emilio Notte, che vorrebbe donare ad una pinacoteca irpina, in particolare alla pinacoteca di Frigento. E quindi io volevo comunicare questa cosa, questa volontà di Ugo. Il quadro non è qui stasera, poi verrà a visitare la pinacoteca, era un po' ingombrante. E quindi facciamo un applauso per questa sua volontà di lasciare quest'opera qui in Irpinia. Tra l'altro il sindaco di Frigento è qui in platea e ringrazia. Allora procediamo alla firma dell'albo.
raccogliamo la tua firma. Invito il sindaco di Prato La Serra a presenziare alla cerimonia e invito il presidente della provincia, Domenico Gambacorta, a consegnare il premio. Capita. Abbiamo pure quelle di riserva. E leggo la motivazione. Ad Ugo Piscopo, insigne maestro che ha educato i giovani al libero pensiero e al bene sociale. Rileggo la motivazione. Ad Ugo Piscopo, insigne maestro che ha educato i giovani al libero pensiero e al bene sociale attraverso etica e cultura. Poeta dell'intellettualità sperimentale e militante, pioniere di forme espressive e creativo di altissimo valore, critico delle arti e delle lettere, faro della cultura e pietra viva della terra irpina. Consegna riconoscimento il presidente della provincia, Domenico Gambacorta. Al quale chiedo anche di fare un saluto. Sì, grazie, grazie al professore Piscopo, grazie a tutti voi di Canale 58 e del gruppo Bruno per questa bella iniziativa che va avanti ormai da tanto tempo. Abbiamo sentito il professore, Ugo non è soltanto sinonimo di educazione, come diceva Massimo Troisi, ma insomma anche di profonda cultura. Complimenti professore.